Fischia tre volte Airoldi, 4-1 dell'Empoli alla Juve, il festeggiamento anche di Zanetti, pronto ad indossare la maglia celebrativa, vince l'Empoli, cade malamente la Juventus e adesso la classifica è qualcosa di decisamente difficile. Ma vuoi aggiungere due parole? Ci sono parole, una vergogna. E se aveva detto mia madre? So, e aver toccato il fondo! Il fondo! Io dovevo ricordarmi di questo video tra 30 anni, perché mia madre non è mai entrata in 8 anni a far parte di questo canale dal lontano 2015. Buttiamola in mezzo! Ricordiamola nel giorno in cui Ciccio Caputo fa doppietta alla Juve, li mortacci sua, se vendessi sta maglia all'asta varrebbe oro! E prima raccomandazione. Lo dico ai miei amici juventini. Nessuno s'azzardi a dire che la Juventus questa partita l'ha vinta per la penalizzazione. Perché il giocatore più povero della Juve oggi uscirà da questa stagione prendendo lo stipendio che vostra madre, vostro padre, vostra sorella non fanno se sommate il loro lavoro nella loro vita. Ok? Forse barbieri se qualche padre ha un lavoro importante, un imprenditore ci arriva. Basta! Basta, perché poi non credo che questi giocatori abbiano delle scusanti, delle attenuanti, perché scendere in campo con la penalizzazione alle 25 minuti prima della partita non è normale, non è, questo diciamolo tranquillamente, ma qualcuno si azzardi a dire che la Juve non ha vinto per questo? Mi viene da dire che forse oggi hanno giocato contro, perché Allegri nel contratto c'ha quella clausola. Sai, vedete che è il 2 più 2, 2 più 2 nel senso non 4, no, 2 anni di contratto più rinnovo automatico in caso di Champions. E no, per Dio, anche te il rinnovo automatico ce la puoi avere, perché ce l'avrà avuto Alessandro il rinnovo automatico, che non so ancora perché sta in questa squadra, perché probabilmente oggi siamo a livello 104 evoluto per 2, siamo alla Peugeot 208 di Alessandro, direi anche basta con questo calvario che dura dal 2015, da quando ho aperto il canale, Alessandro è più longevo di me su YouTube, direi anche basta. Chi mollerà prima YouTube, Highway o Alessandro la Juve? Votate nei commenti, perché secondo me siamo lì con l'esaurimento nervoso. Questa è una partita dove io, è una giornata, anzi partiamo da indietro. Maglia nera, segno di lutto, anche la Juve l'ha indossato, non ho capito tutto. Una giornata che parte alle 11 di mattina con il risveglio. Oggi ero pensato da abbassare dal meno 12 al meno 11, prima era meno 15, poi era meno 10, poi era meno 9, anzi meno 9. E meno 10 è diventato. Cioè alle 11 mi sono svegliato col meno 11 e vi giuro, io proprio ho detto tra me e me, perché? Io voglio il meno 20, non le voglio vedere queste partite, non mi date una speranza. O non toccate niente, o al massimo fate i coerenti e date il meno 9 che avete decantato dal primo giorno e siate coerenti nel ridarli, che tanto non vi costava nulla, lasciate il meno 9 e... No, invece no, invece purtroppo ci tocca avere uno sconto di un punto. La nostra pena afflittiva resta guardare la Juventus. Oggi voglio credere che sì, su questi 3 gol subiti, 2, perché l'ultimo non esiste, l'ultimo è considerato un gol che ha rotondo risultato, ma io dico il rigore di Milik. Anche Milik a Empoli. Milik, lo sai che non è un giocatore che può giocare, non è da partita contro l'Empoli, piuttosto mi ci proponi Chiesa, ma da subito, piuttosto Ken, le sue partite sono quelle. Milik è più un giocatore un pochino più tecnico, che si esalta in una situazione dove c'è magari da giocare più tecnici, con l'Empoli si deve andare a 300, allora l'Empoli è sempre stato un campo che ti ha sempre dato l'idea, tipo un'impressione di essere un campo dove si va tutti belli veloci, si verticalizza, ci si butta negli spazi. E infatti un po' lo temevo, scusate se sto sputando l'anima, in questa partita, che questi c'entravano da tutte le parti e ci avrebbero un pochino fatto soffrire. Allora mi metti Chiesa, non puoi giocare con Milik in questa partita, ok? Perché a questo punto anche le scelte non hanno un senso. Alessandro hai tolto la fine, voglio ben credere che gli sia scoppiata si è chiusa la vena, ha chiesto il cambio perché non ce la faceva più, perché doveva portarlo via qualcuno. L'hanno fischiato pure gli empolesi, io sono convinto che in quel momento hanno provato un po' di umiltà nei nostri confronti, ha detto fischiamolo,
Diciamo, alziamo un po' i toni. Alziamo i toni, perché il terzo gol, se il primo è colpa di Milik, il terzo... Io ancora siamo qua. Ancora siamo qua a parlare delle stesse cose. Ancora siamo qua. La nostra pena afflittiva vede giù a certa gente. Che io mi voglio paura. Speriamo che abbiano giocato contro. Perché pensare che la Juve perda 4-1 con Real Madrid, allora sì! Benzema, Bale, Ronaldo, Marcello, Ramos, Courtois, no, cioè, Navas, Modric, Casemiro, Kroos. Oh, cazzo, nasce la squadra di un certo blasone! Empoli. Caputo, ragazzi. Ripeto, vendo questa maglia ora, vale 300 euro. C'ha la sua cazzo di firma, porco tuo. Non so, ma sì, per la vecchia carriera allenatore, un ciccio è per sempre. Che giornatina, ragazzi. Allora, una cosa possiamo dirci a noi juventini, come per darci un abbraccio. Peggio di questa stagione non ci può essere niente. Perché a livello di campo potevamo dire: ma siamo secondi e che uttaia, se la vede così, se non si fa completa, ragazzi, hanno fatto bene le cose perché siamo secondi. Anche il prossimo turno, se non si doveva vincere, eravamo terzi. La penalizzazione ci ha colto di sprovvista. O ci aspettavamo, è 5 mesi che ce lo dicono, però io mi devo mettere qualche stronzata, perché se no mi levano il posto. Ieri ho chiamato Aressa a Sky e gli ho detto che devi non smentire Giuntoli, perché voglio manna, a manna dal cielo. Mannaggia, io... La Juve, sapete cos'è? La Juve è stata il sintesi del riassunto del comunicato. Il comunicato della Juventus. Juventus Football Club, e poi chiudo perché non ho proprio voglia, domani non so cosa farò. Prendi atto di quanto... avevo bisogno di una pausa. Questa era l'unica partita che non giocavamo. Questo era l'unico tour dove infrasettimanalmente la Juve non doveva giocare. Doveva giocare di domenica, porca puttana. Perché noi abbiamo giocato ogni 3 giorni da un mese e mezzo. Sta squadra lì è cotta, è sfatta, è presa a brandelli. Juventus Football Club, prendi atto. Già prendere atto... Perché prendi atto perché dice, perché se no, in quanto deciso poco fa dalla Corte d'Appello, e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al collegio di garanzia presso il CONI della serie. Io sto annovando, ma stanno a tirare un culo, forse ti posso denunciare per stupro. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata più di un anno fa, sembra proprio l'inizio dell'era Allegri, no? Sembra un appello per gli avvocati di Allegri per liberarci da lui, iniziato più di un anno fa, suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi. L'unica cosa giusta di questa fase fosse il milione di tifosi e la parola amarezza. E in assenza di chiare regole si trovano oltremodo penalizzati con l'applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità. Pur non ignorando le esigenze di celerità, si sottolinea che si tratta di fatti che debbono essere ancora giudicati dal giudice naturale. Deliberare! E espellere. Quanti giocatori della Juve? Bendato? Chi è questo? Ah, è il 9. Onestamente Vlahovic non merita questa squadra. Via. Questo chi è? È 12. 12, 12 deve... C'ha da morì. Questo... Questo è Miretti, Pro Patria. Prendo questo. E in effetti questo devo tenere. Questo è Bremer, è arrivato l'anno scorso. Non penso che se ne vuole andare subito. Mannaggia. Ho visto i dati statistici, no? Siamo ancora la terza migliore difesa del campionato. Io continuo a dire, in un campionato normale, sta Juve, non era normale pensare che senza penalizzazione era seconda. Quindi io sono incazzato per tante cose. Perché io oggi, e la voce ha detto alla prima persona con cui ho parlato su WhatsApp appena mi sono svegliato, io non lo volevo almeno 11, volevo almeno 15, volevo roba che mi rendesse inutile queste partite, inutile! Non che ci tenessi appiccicati a sti cazzo di televisori del quale spero di tirare in mare quando finisce il 4 giugno la stagione, capite? E invece no! Una penalizzazione che oltremodo non ricopre meno 10, ma comunque ti tiene viva la speranza di dire no, basta, la Juve solo senza togliere punti può andare in Champions. Se no basta, e ricordiamoci, questa Juve a cose normali, senza penalizzazioni in un anno normale, sarebbe arrivata seconda, perché lo è ancora. E il prossimo turno, anche se perdeva con il Milan, era terzo. Cioè questa Juve, chiudendo a 69 punti, rischiava di arrivare in Champions senza le penalizzazioni.
Rendiamoci conto di quanto di addietro il Napoli sia stata la merda. Totale. Totale, perché anche oggi la Roma non interessa chi ci ha avuto d'assenti. Anche noi abbiamo Fagioli che l'hanno trebbiato, Pogba che non è esistito. Non vincono da un mese e noi siamo sotto quella squadra con 10 punti in meno. Vabbè, io ragazzi, sapete che c'è? No, non ce la faccio più. L'ho già detto mille volte, ormai sono nevrotico, però. Ieri anche lì, presi per il culo da Carlo. Tutti ci perculano, tutti! Tu pure Caputo! Pensavo di prendere gol pure da Piazza. Ma è il turno di De Ketelaere domenica. È il turno di De Ketelaere. Io ve l'ho detto già ieri l'altro. Bello.